Siamo al premio LOI, serata in cui sono stati attribuiti dei premi al mondo del legale finanziario. Siamo con l'avvocato Paola Maria Di Leonardo del Banco BPM, con cui cerchiamo di tracciare uno scenario futuro per il sistema bancario italiano nei prossimi anni. Sicuramente sarà molto diverso. Sicuramente è un argomento interessante, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non ci permette di affrontare con la dovuta profondità il tema. Certamente un cambiamento radicale si è avuto, e parlo proprio direttamente per il gruppo che ci interessa, attraverso la trasformazione delle banche popolari in banche in società per azioni, e in effetti il gruppo di cui faccio parte è stato il primo ad essere interessato, il primo proprio in termini di tempo a realizzare la fusione e la trasformazione dal gruppo da una struttura mutualistica, quindi di banca popolare, ad una società in per azioni, quindi un profondo cambiamento. Ed evidentemente questo, e insieme a molteplici altri fattori, ha come conseguenza quello della riduzione del panorama delle banche che prima si affacciavano e quindi si facevano concorrenza sul piano ovviamente bancario e finanziario, ad una costante e continua aggregazione, quindi riduzione anche del numero delle banche, verso ovviamente la creazione di gruppi molto più numerosi, grossi, quindi ovviamente importanti sul territorio, a dispetto comunque in riduzione del numero delle banche più piccolo. Quindi il panorama che prevedo è proprio quello di una continua aggregazione o di una riduzione delle banche di dimensione più piccola, e per la difficoltà anche poi per rimanere sul mercato anche da un punto di vista concorrenziale. Andiamo a coprire il gap che ci separa un po' dall'estero, esatto, sostanzialmente. Esatto, esatto. Credo che poi alla fine in Italia arriveremo ad avere 5, 6 grosse banche, e appunto questi fenomeni invece più territoriali, radicati sul territorio, necessariamente o torto collo saranno costretti o a reinventarsi, quello potrebbe essere appunto uno spunto di riflessione, o appunto ad aggregarsi, quindi sfruttando le sinergie dei gruppi. Grazie all'avvocato Paola Maria Di Leonardo.